Ultimamente vengo contattato spesso da persone che mi descrivono particolari incubi. Qual è la spiegazione? Troppi film horror? Suggestione? C'è qualcosa che il corpo vuole comunicare? Oppure sono influenze di particolari entità malvagie? Questo particolare incubo diviso in due mi è stato descritto da un ragazzo che preferisce rimanere anonimo. Questa è la sua esperienza. Ciao Fabri, volevo raccontarti un incubo diviso in due che ho fatto 2 mesi fa. Nella prima parte ho sognato che andavo con alcuni miei amici in un collegio abbandonato in una foresta. Avevamo delle torce e una volta entrati abbiamo visto tante luci lampeggiare, come se fossero guaste. Siamo entrati nelle classi, tutto era rovinato e sulla lavagna della classe numero 3 c'era un foglio con scritto «He's coming», «Sta venendo». A quel punto mi sono ricordato che ero rimasto indietro, mentre i miei amici erano andati avanti, in una zona dalla quale si sentivano delle urla. Sono andato a controllare e ho visto una strana figura di colore nero-rosso sangue. Aveva i capelli ricci, mi ricordava il partecipante di una serie. Apparentemente era normale, tranne per gli occhi bianchi, ed era sporco di sangue. Mi è venuto incontro velocemente fluttuando e mi ha detto «Sei contento di vedermi?» «Certo che lo sei!» Aveva una voce diabolica. A quel punto mi sono svegliato. Qui è finita la prima parte dell'incubo. Nella seconda parte mi trovavo nella mia cittadina. Nell'incubo mi svegliavo nel letto alle 19. Mi affacciavo dal balcone di casa e vedevo che il cielo era rosso. Notavo che il mare era nero e tutte le abitazioni erano sporche di sangue e avevano i vetri rotti. Il tramonto si stava avvicinando, per cui sono andato verso il porto. In tutte le case si vedevano delle TV con scritto il messaggio della prima parte dell'incubo, «He's coming». Davanti a me è riapparsa quella maledetta figura e ha iniziato ad inseguirmi. Mi sono rifugiato sopra una collina vicino a casa mia, ma ho visto una scena molto macabra. Un cane appeso ad una corda su un albero. Perdeva sangue. Era il mio cane. Dopo quella brutta scena, la strana figura mi ha buttato giù da un burrone apparso all'improvviso. Qui è finito l'incubo. Quella figura aveva sempre un inquietantissimo sorriso stampato in volto. Questo è il racconto del ragazzo anonimo. La cosa strana è che io, che scrivo racconti horror continuamente e navigo nel paranormale, non ho praticamente mai questo tipo di esperienze. I miei sogni sono strani, confusi, a volte faccio incubi, tante volte non ricordo niente, ma non faccio mai sogni così complessi e macabri. E voi? Vi capita mai di fare incubi così dettagliati e particolari? Un saluto!